Amici di Telegarda, buongiorno. Ancora c'è Marco sulla pista di atletica per fare una prova sportiva. Voi siete a conoscenza di tutti i programmi che ormai su tutte le televisioni, tipo Got Talent, Tu sì che vales, Scommettiamo che. E noi come Telegarda, all'editore del Fabietto, l'editore del Telegarda, che arriva una richiesta da parte di Got Talent, proprio quello ufficiale, quello di Londra, di fare presentare il nostro concorrente a Got Talent English. Però questo deve superare una preselezione, deve fare una prova prima di essere ammesso. La prova è abbastanza semplice, io parlo anche col Fabietto, ma non è nessun problema. La prova da superare è un tentativo o di battere o di eguagliare il record di Usain Bolt del 9,58 sui 100 metri, su 100 metri lineari dell'atletica. Ecco, adesso andiamo a vedere il nostro atleta se l'è pronto e preparato per superare la prova. Ecco, siamo qua con l'allenatore russo-sovietico del nostro atleta, Dino Borzov, che sarebbe nipote del famoso Valery Borzov, che ha vinto le Olimpiadi di Mosca sui 100 metri. Allora, Dino Borzov, il nostro atleta è pronto, è stato allenato bene, può darci qualche notizia? Sì, il nostro atleta Beppi è stato allenato e preparato benissimo. Abbiamo fatto un grande lavoro sulla parte atletica in altura sui 1000 metri, i Prai da Gom, in località qua vicina. Adesso vediamo, proviamo a fare questa corsa per vedere se il mio atleta è veramente in forma. Ringrazio l'allenatore sovietico, però una domanda, ai Prai da Gom se ne hai per funghi o se ne hai per allenarlo? Sinceramente abbiamo trovato anche qualche fungo, mio atleta, bravo raccoglitore di funghi, però abbiamo lavorato sodo. Allora siamo pronti per il tentativo di battere o eguagliare i 9,58 dell'Usain Bolt. Sì, ci siamo pronti, mio atleta Beppi. Pronti, ci siamo. Vai Beppi, preparati, devi volare come farfalla su fiore. 5... 4, 3, 2, 1, vai! Sì, bom, allora la prova è terminata, è finita adesso, però è un po' dovendo controllare e verificare esattamente il tempo, perché siamo al limite. Allora proviamo a fare la prova a rallenti, rallentatore si dice, no? Rallentatore. Anche sì. A Russia si dice rallentatore? In Russia si dice photo finish. Allora, da una verifica fatta nei tempi, spiace, ma la prova non è superata per un centesimo, proprio niente, niente, niente. E allora, probabilmente, il Fabietto, il patron di Telegarda, rifarà la domanda e secondo me dovreste tentare col salto con l'asta, che l'è più portato, il nostro atleta l'è più portato. Allora, da me, dal nostro atleta Beppi e dall'allenatore russo, Dino Borzov, vi salutiamo
alla prossima.